Lei è Yosune Beresiarto Urusola. È nata nel 1972 a Lazcao, nei Paesi Baschi, ed è una delle più forti scalatrici su roccia in circolazione. La prima donna in assoluto ad aver salito un 8C, un 8C+, un 9A e un 9A+. L'abbiamo incontrata e conosciuta sulla Plose, la montagna che sovrasta Bressanone, nel corso di un'escursione organizzata nell'ambito della terza edizione dell'International Mountain Summit, alla quale era stata invitata per raccontare la propria vita di donna e di alpinista. Una carriera iniziata a 17 anni, dopo aver visto un documentario alla televisione. In Spagna hay un programa che si chiama Al filo de lo imposible. In Spagna esiste un programma che si intitola Al filo dell'impossibile e quando ero piccola lo guardavo sempre. Mi piacevano i documentari sulla natura e l'avventura e quando avevo circa 17 anni vidi due ragazze arrampicare una parete a Verdun. Una parete perfetta, con una qualità ed un colore perfetti, una scalata molto armoniosa. All'epoca era uno sport nuovo e mi dissi, devo fare questo. In quel periodo, erano più o meno gli anni 90, non era facile arrampicare, non c'erano palestre, nulla era a portata di mano, non era conosciuto. Però nel mio villaggio esisteva già un piccolo gruppetto che mi portò per la prima volta ad arrampicare e io mi innamorai a prima vista di questo sport. Primo, perché era qualcosa di totalmente differente da quello che facevano le altre ragazze. Secondo, perché si faceva in mezzo alla natura e, siccome io sono sempre stata una ragazza piuttosto ribelle, alla ricerca della sua libertà, stando in mezzo alla natura in un modo così selvaggio, l'ho trovata. Infine, perché era uno sport molto difficile. Bisognava interiorizzare molto i movimenti dell'arrampicata, sentirti in armonia con ciò che scalavi per non perdere l'equilibrio, muovere bene i piedi. La verità è che ne fui catturata e me ne innamorai. Qual è l'impressione che ti ricordi di quando toccasti per la prima volta una parete? Che era difficilissima. Avevo molta forza, molta energia, molta passione, però dovevo imparare a indirizzarla. Ero molto impaziente di arrivare in cima, alla catena. Ma in questo modo non si arriva da nessuna parte. Dovevo essere molto più paziente, con molta più calma, capire il linguaggio della roccia, interpretandolo. Solo così si arriva in cima. Questa cosa mi ha attratto molto, perché era una maniera di approcciarsi anche alla vita per cercare di essere più paziente, tranquilla, di procedere passo dopo passo. Más tranquila, más paso a paso.